Epson ha supportato e promosso lo sviluppo della scuola digitale? Allora, Epson ha iniziato a lavorare nel mercato della scuola sin dagli inizi, quindi dal 2009, e da sempre abbiamo cercato di progettare e proporre alle scuole dei videoproiettori che fossero proprio disegnati sulle esigenze della scuola, e nel corso degli anni abbiamo migliorato il prodotto proprio per integrare tutte le richieste che le scuole ci hanno fatto nel corso degli anni. Quindi il videoproiettore prima era a tiro corto, poi è diventato ultra corto, poi è diventato interattivo. E stiamo adesso continuando con questo sviluppo, stiamo andando avanti perché la videoproiezione è una tecnologia che è in un periodo dove ci saranno dei cambiamenti epocali, perché stiamo cambiando totalmente la tecnologia, e stiamo andando avanti con questo sviluppo. Le macchine più recenti, ad esempio, non hanno più le lampade con i vapori al mercurio, ma sono dotate di banchi laser, quindi non solo sono più luminosi, più definiti, più nitidi, ma hanno anche un'aspettativa di vita che è ormai parificabile a quella dei monitor, senza nessun tipo di intervento di manutenzione. Il videoproiettore interattivo è la tecnologia che Epson propone per la scuola digitale. Quali sono i vantaggi di questa tecnologia? Allora, come dicevo prima, il videoproiettore interattivo è la proposta più recente, più innovativa che Epson sta proponendo alla scuola. Dal nostro punto di vista questo è un prodotto estremamente versatile. I vantaggi sono essenzialmente tre. Il primo è che con lo stesso videoproiettore, grazie alla staffa telescopica, è possibile adattare la grandezza dello schermo in base alle necessità. Quindi in una aula più piccola si può fare uno schermo da 60 pollici, ma se c'è la necessità si può ottenere fino a 100 pollici di diagonale per un videoproiettore, quindi uno schermo molto grande. Il secondo vantaggio, che non è una cosa indifferente, è un vantaggio economico, perché se è vero che un monitor da 60 pollici ormai ha un costo molto interessante, è anche vero che uno schermo da 100 pollici è ancora un investimento importante per una scuola. Mentre in questo caso, con un unico prodotto che ha sempre lo stesso prezzo, si può fare sia il 60 pollici che il 100 pollici. La terza cosa è che il videoproiettore interattivo è interattivo su qualsiasi superficie. Quindi io posso proiettare su un muro, su una lavagna passiva, su una vecchia lavagna interattiva che non funziona più, sul pavimento, su un tavolo, e ogni superficie diventa interattiva. Quali sono le attività che Epson sta svolgendo per promuovere il digitale nelle scuole? Allora, noi abbiamo recentemente varato un progetto che si chiama Epson Evangelist, per cui abbiamo delle persone che sono state addestrate, formate proprio per parlare di prodotto alle scuole, che stanno contattando tutte le scuole italiane per andarle a visitare e fare una dimostrazione diretta del videoproiettore interattivo, per parlare delle opportunità che ci sono anche in termini di offerte commerciali insieme alla nostra rete di rivenditori specializzati. E poi, non ultimo, la partnership con Impara Digitale, che è il secondo anno che lavoriamo insieme, e pensiamo, siamo convinti che questo ci porti notevoli vantaggi. Grazie mille a Carla Conca di Epson.